Bene, siamo con il dottor Eugenio Aringhieri, che è l'amministratore delegato del gruppo DOMPE, che ha appena ricevuto il premio per innovazione ed automedicazione in questa splendida serata di gala. Ma eh, in particolar modo quello che vorremmo chiederle è. Se l'innovazione rivolta al consumatore e al farmacista è il segreto per offrire dei prodotti assolutamente più performanti, voi avete ricevuto un premio per una innovazione ehm, destinata a delle bustine che sostituiscono uno, uno sciroppo? Innanzitutto grazie per questa opportunità, ovviamente io ho avuto l'onore di ritirarlo ma restituisco il merito a chi poi l'ha fatto e quindi alla mia organizzazione. Sì è un momento importante per noi perché in qualche modo qualifica un rapporto di collaborazione importante e sempre più importante fra noi e il farmacista che con un obiettivo unico che è quello di offrire al paziente prodotti sempre più performanti e sempre più vicini ai loro bisogni. Infatti in questo caso l'obiettivo è quello di garantire una maggiore compliance al trattamento. Uno dei problemi più grandi è quello di, del rispetto della terapia da parte dei pazienti e quindi offrire sistemi, quindi prodotti che hanno un sistema di somministrazione sempre più facile, vicino praticamente alla, alla desiderata praticamente dei pazienti, è sicuramente un modo giusto per offrire competitività nel, nel prodotto. E la collaborazione con, con il farmacista è chiave perché, come dice lei, indubbiamente la, la farmacia è un posto di salute e la collaborazione fra noi e loro diventa, come posso dire, un passaggio di testimone fondamentale nel cercare di garantire eh, sistemi sempre più performanti e vicini ai bisogni e quindi questa cosa ci ripaga, ci dice che la strada è quella giusta e quindi siamo molto orgogliosi di questo. Bene, i nostri complimenti e buon proseguimento di serata. Grazie mille, grazie mille e buon lavoro.